Vogliamo parlare con non è il momento, perché siamo siamo cittadini dei deputati, volevo sapere pure noi quelle cose. Un attimo, comandante. Aspetta. Perché siccome qui fanno un po' tutti come cazzo gli pare, no? No, calmi, calmi, parliamo, parliamo. Facciamo un pacitarci. Ok, ascolta. È pazzesca la decisione che ha preso. No. Non esiste. La decisione chi le prende? Chi è che prende? Chi è il sindaco ci ha detto col vice sindaco che i funerali che ne hanno fatti qua con l'esame? Dove stanno sti buffoni? Dove stanno? Dove sono i nostri morti? Io sono da Rieti, ho trovato qualcuno. Dove sono? Cazzo. Scusate, chi è che questa decisione folle? Chi è che ha deciso i funerali che stanno a Rieti? Ma che perché sta pubblicità a Rieti? Non esiste proprio, non esiste. I funerali vengono fatti qui, Amatrice, con l'esame. No, perché già hanno deciso tutto. Già hanno deciso tutto. Già la decisione presa dal prefetto. Allora. Siete arrabbiati, per, non vi fanno fare i funerali come avreste voluto. Esattamente, sì, stanno fanno tutto come stanno comodi i signori del prefetto. Già la decisione presa. Però il sindaco era d'accordo con voi. Esatto, c'è stato d'accordo già con noi, già ieri sera ha detto che le venivano su l'esame con tutte, con tutto quanto, però non è vero niente. Capito, questi signori, se ci hanno paura di venire qua, non ci venissero, noi non ci abbiamo più paura di niente, non ci abbiamo paura di niente, se hanno paura ce la facciamo da soli, li ringraziamo con tutto il cuore, ce la facciamo da soli, loro facessero le loro parate, il cinema lo mettessero a casa loro. Io ho chiesto di parlare con chi può decidere qualcosa, speriamo che lo trovino, speriamo che lo trovino, però non toccassero le nostre bare, non si mettessero dietro alle nostre bare, facessero i loro film da soli e facessero quello che vogliono, ci ridassero i nostri morti che sappiamo gestirceli da soli, il nostro dolore ce lo teniamo per noi, va bene? Il sindaco lei si schiera a fianco dei suoi concittadini. Secondo te? Logisticamente a Rieti. Territorialmente qua, qual è la risposta giusta? No, il territorio, grazie. Ma sindaco, scusi, ma è una decisione, ma di chi è questa decisione di spostarla? Secondo lei? Di Roma, d'accordo? Della prefettura, che ha trovato l'assoluta non condivisione del comune. Io però non ho la facoltà di questo. Si era proposto in prima ipotesi di farlo slittare. No, guardate, allora qui il discorso è questo. Oggi è stata una brutta giornata. Perché? Perché voi immaginate il dolore delle persone che hanno perso i propri cari, no? Secondo me, mi permetto il mio punto di vista, non è una cosa giusta, perché nel momento del dolore, cioè la gente, bisogna stargli vicino e non creargli altri motivi di stress. E perché un percorso che aveva visto una popolazione al fianco delle istituzioni in maniera vera, senza un lamento, voi non avete sentito uno che ha pietito niente, un popolo orgoglioso oggi è costretto nella propria terra dove sono messe le persone ad andare via. Perché? Perché questa deve essere una cosa nostra, della nostra gente. Poi chi voleva venire in più è ben eccetto, ma questo era un momento di raccoglimento della comunità amatriciana. La mia opzione era di spostarlo di qualche giorno se c'erano motivi legati alla viabilità. Questo non è un problema che si è creato ieri. Mi fermo qui, anche perché la non viabilità, qualche motivo c'è perché non c'è la non viabilità, e mi fermo qui.